Allora, le minacce principali sono varie, nel senso che la minaccia informatica si declina in vari modi. C'è una minaccia informatica che riguarda i dati, in particolare il ransomware, che è una minaccia molto temuta, temuta non solo dal nostro paese, ma temuta da anche tutti gli altri paesi a democrazia avanzata e a tecnologia avanzata. Esiste un'iniziativa mondiale, la Counter Ransomware Initiative, a cui partecipiamo come paese, vede uniti 50 paesi, anche più di 50 paesi, perché ultimamente ci sono state anche delle altre adesioni, per contrastare quella che è una vera e propria estorsione informatica, per cui i dati, e i dati sanitari sono i dati più pregiati da questo punto di vista, sono dati super critici, ma sono dati che vengono catturati, presi, sfiltrati, proprio per poter portare a segno quello che è l'intento dell'attaccante, cioè fare quella che si chiama in termini tecnici una double extortion, cioè sostanzialmente ricattare l'ASL, nel nostro caso un'azienda sanitaria locale, un ospedale, chiedendogli un riscatto per la riconsegna del dato, altrimenti il dato verrà distrutto, quindi verrà disperso un patrimonio informativo magari costruito in anni di lavoro. L'altra forma di estorsione sarebbe il pubblicare i dati sanitari che sono, come dicevo prima, dati super critici, ipersensibili. Quindi magari, come è accaduto purtroppo, qualcuno si vedrà pubblicato su un sito web la propria cartella sanitaria, i propri dati clinici. In nessun altro settore, come in quello sanitario, emerge il tema della identità digitale come forma di tutela della dignità digitale della persona.